Bene, allora dicevo, questa sera parliamo delle ultime notizie di Skyway, che praticamente sono arrivate a non tutti diciamo, gli iscritti, e la notizia è questa. Fondamentalmente noi siamo entrati in questo progetto come coproprietari della startup Skyway. Attraverso una partecipazione con dei depositi di denaro che a fronte di questi depositi sono state consegnate, certificate delle quote di partecipazione a Skyway. Queste quote di partecipazione sono state date a seconda di una fase 1 fino alla fase, oggi siamo alla 14.1. Di totali 15 fasi, quindi siamo quasi alla fine. Cosa manca fondamentalmente? Manca la certificazione delle linee alla velocità di 150 km/h. Ho detto prima che non abbiamo potuto farlo prima in Bielorussia perché non sono stati disposti i terreni per fare la lunghezza necessaria di 15-16 km di linea per fare questi test. Yuniski ha scelto l'oasi tecnologica di Sharjah, quindi è passato più tempo di quello previsto, ma siamo nell'occhio del mondo, cioè siamo nella fase in cui Skyway si trova tra le prime 5-6 tecnologie all'avanguardia per i trasporti. Gli arabi puntano molto sul trasporto intelligente, sicuro. Guardate, io ho una sofferenza tutti i giorni quando si sentono al telegiornale, alla radio, sui giornali, per strada, persone che vengono investite o a piedi, o in bicicletta, o attraversano la strada, oppure ci sono degli incidenti e così via. Questa è io l'ho definito proprio ieri, il trasporto è il cancro della società. Perché? Perché muoiono tantissime persone. È morto addirittura anche un ragazzino, il figlio di un amico, che non si sanno bene le dinamiche, è stato schiacciato dal treno. Ora lì le dinamiche possono essere una distrazione, può essere, però è inammissibile che oggi nel 2020 un treno o un'auto possono distruggere la vita di persone che vivono serenamente. Quindi questo lo dico proprio con tutto il cuore, sono disgrazie che pesano sulla società, sulle famiglie e non dovrebbero accadere. Oggi con la tecnologia che c'è non dovrebbero accadere assolutamente. Quindi Skyway è nato con l'intento di Uninsky di portare maggiore sicurezza sulle strade, sulle linee di trasporto e così via. Quindi è un grande merito a voi, a tutti quanti che stiamo lavorando per portare queste linee a trasportare merci, persone, acqua, luce, tutto, il trasporto internet, a velocità che raggiungeranno, come dice Sergei, anche 500 km/h. Sì, il primo step è 150 km/h, poi sarà 500 e poi oltre anche i 500 fino a 1000-1200 km/h, ma quello lo vedremo successivamente. Andiamo per gradi. Bene, allora, qual è la notizia fondamentalmente che abbiamo visto? Abbiamo visto fondamentalmente questa notizia. Non tutti l'hanno ricevuta. Perché non tutti l'hanno ricevuta? Perché l'azienda sta, come ha già fatto qualche mese fa, sta proponendo alle persone che sono nate prima del 1944, quindi persone anziane, per così dire anziane, e anche altre persone che man mano sono entrate nel progetto, per convertire una parte di quote partecipative di Skyway con i token.
Allora, io qualche mese fa, in primavera, direi non quasi 10 mesi fa, in primavera feci qualche webinar, se voi li andate a riprendere, qualche webinar parlando della blockchain, parlando dei token. Io adesso dovrei andarla a cercare. Proviamo ad andare a aprire questa, ma non so se è una a caso, non ho avuto il tempo di guardarle. Vediamo se fosse questa. Comunque ho parlato della blockchain. Cos'è la blockchain? La blockchain fondamentalmente è una tecnologia che permette di gestire il... vediamo se la trovo, scusate perché io non riesco a fare, non sono come le donne che riescono a fare le due cose insieme. Vediamo. Vediamo se c'ho qualcosa qui, ma vabbè, qualcosa c'è qui, ma non è questo. Ne abbiamo fatto di roba, in questi anni. No, non è questo. 2018 poi. Andiamo a vedere questo. Scusate, ma questa sera voglio capire un pochino di cose. Comunque, dicevo, le quote Skyway sono quote che alla fine della fase 15 saranno quote praticamente che avranno un valore nominale di un dollaro. Bene, queste quote oggi per alcune persone, una certa quantità di persone che sono entrate nel progetto nei primi anni 2015-2016 e così via, hanno la possibilità di convertirle in token. Allora, dicevo, a primavera dell'anno scorso ho fatto alcuni webinar dove parlavo della blockchain. La blockchain permetterà di gestire la rete di trasporti per tutta una serie di dati, i pagamenti, la gestione delle linee, delle merci, dei passeggeri e così via. È fondamentale la blockchain. I token cosa sono? Sono diciamo uno strumento di scambio che assume un valore, quindi è come se fosse una moneta digitale. Questo token può essere preacquistato ancora prima che sia pubblico, quindi scambiato pubblicamente sugli exchange, su scambiatori di moneta, diciamo di criptovaluta. E quindi si possono acquistare come se fosse una prevendita, ancora prima della vendita pubblica. Perché l'azienda dà questa possibilità? Allora, in primo luogo, viene data questa possibilità perché? Perché vogliono inizialmente distribuire fino a 25 milioni di token. Quindi una volta che si raggiunge questa cifra, si chiude questa operazione. Lo scambio deriva da fattori che ad oggi io onestamente non ho chiaramente visibilità e conferma, ma deduco che questa conversione sia dovuta al fatto che le persone hanno la possibilità di avere questi token attraverso le quote, quindi le quote in un certo senso uno o le tiene lì ferme oppure le può utilizzare, sono spendibili nella forma di scambio con i token. E quindi cosa significa questo? Significa che l'azienda dà la possibilità fino a un massimo di 550.000 quote. Ora, chi è che ha 550.000 quote? Cioè non tutti chiaramente, quindi non tutti possono fare questo scambio.
fino ad un massimo di 550.000 quote. Chi ne ha meno, ovviamente, ne può scambiare meno. Qual è, allora, uno cosa dice? Conviene fare questo scambio oppure no? Allora, chi ne ha tante di queste quote partecipative di Skyway può benissimo pensare di farlo. Perché? Perché ovviamente io sono per la diversificazione e quindi potrei, direi una cosa falsa se dicessi di non scambiare nulla se uno ne ha tante. Tuttavia, è una scelta personale. Il mio compito qui è di illustrarvi che cosa succede se si convertono queste quote. Allora, innanzitutto le quote di partecipative di Skyway sono in proiezione di avere un valore nominale di un dollaro. Oggi lo scambio quanto è? Se voi avete visto l'annuncio che c'è sul sito, Skyway annuncia l'acquisto. Il riacquisto, cosa vuol dire? Si possono acquistare i token. Allora, questo riacquisto è grazie all'aiuto del fatto che noi investitori, chiamiamoci così, anche se in realtà non abbiamo un prodotto finanziario, però siamo comunque dei sostenitori, mi piace più parlare di sostenitori. Grazie al passaggio alla penultima fase di sviluppo, che è la quattordicesima, il gruppo di società Skyway annuncia questo riacquisto di quote. A quali condizioni? Allora, prima condizione, gli investitori con data di nascita fino al 31 dicembre 1944 compreso possono partecipare al riacquisto. È possibile eseguire la procedura di acquisto una sola volta, quindi danno la possibilità a solo una volta alle persone. Il numero massimo di quote disponibili per riacquisto è di 550.000. Naturalmente, se ne uno ne ha meno di 550.000, può vendere tutte le quote disponibili o rifiutare il riacquisto. Allora, qual è il tasso di vendita? Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che una quota vale 1,2 centesimi di dollaro. Quindi, cioè noi possiamo scambiare i token e l'azienda ha deciso, ha stabilito che una quota costa 1,2 centesimi di dollaro. Il riacquisto ha luogo, aspettate un attimo, sì, il riacquisto ha luogo dal 1° gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 incluso, quindi siamo un po' in ritardo sulla notizia, ma ahimè ci sono queste vacanze di Natale ortodosse, e quindi loro l'hanno comunicato solo 2 giorni fa, quindi l'11-12, anzi sì, il 13 gennaio. I pagamenti verranno effettuati entro 6 mesi di calendario dalla fine della campagna. Quindi cosa significa? Che si pagheranno solo alla fine della campagna. La campagna chiaramente è quella di 25 milioni di token che devono essere distribuiti. Quindi c'è la possibilità di scambiare le quote con token. Quindi il primo step, quelli che sono più anziani del 1944, data di nascita prima del 44. Inoltre possono, scusate che ho il telefono, un attimo che. Un attimo, ok, c'è un telefono che suonava. Un'altra cosa importante è che si possono scambiare le quote con token Skyway anche per tutti gli investitori
indipendentemente dalla loro data di nascita. Quindi hanno esteso questa possibilità anche agli altri, sempre un numero massimo di 550.000 quote. Può essere effettuato questo scambio una sola volta, e se l'investitore ha meno di queste quote, può scambiare tutte le quote disponibili o rifiutarsi di scambiarle. Quindi o si scambiano tutte quelle che si hanno, oppure se ne devono avere più di 550.000, e quindi a quel punto se ne scambiano massimo 550.000. Qual è il tasso di cambio? Ci vogliono 55 quote di partecipazione a Skyway per avere in cambio uno Skyway token. Si chiama SWG, uno Skyway token. E questo scambio verrà chiuso completamente quando i token registrati raggiungono i 25 milioni. Bene, a questo scambio oggi, perché vengono fatti questi scambi gradualmente a scaglioni, è stato fatto già tempo fa, prima dell'estate, uno scambio per chi voleva scambiare 100.000 quote, venivano dati 2.000 token. Oggi, con un cambio invece più o meno simile a quei tempi, vengono date per ogni 55 quote di partecipazione a Skyway, vengono dati un token. I partecipanti che soddisfano i termini di questa offerta riceveranno lettere alle email specificate nelle loro aree personali con le istruzioni per il riacquisto e lo scambio di quote con token. Io mi ero ripromesso di guardare la procedura, però oggi ho avuto un imprevisto familiare, non sono potuto stare al computer e non ho potuto fare questa procedura. È stata comunque valutata anche da Bea, che ringrazio, però non è ancora molto chiara perché non è tradotta, è in russo. Bisogna comunque, dal link che arriva per email, registrarsi al sito di Rail Skyway, che è comunque una delle società della holding group di Skyway. E da lì poi ci sarà la possibilità di scambiare le quote. Una cosa importante, un altro requisito importante, è che chi volesse fare lo scambio, ovviamente se ha ricevuto le mail, lo può fare solo nel caso in cui abbia in possesso delle quote della Euro Asian Skyway System Holding 1. Sapete, dovreste saperlo perché se avete visto dei webinar nel corso di questi 3 anni, ho sempre ribadito che la distribuzione delle quote è stata ripartita su 3 società, la Euro Asian Skyway System 1, 2 e 3. Sono 3 società cioè simili, uguali, ma nello stesso tempo hanno comunque una, se vogliamo, sono state suddivise per un concetto di stabilità, di sicurezza e via dicendo. Quindi, fondamentalmente, c'è la possibilità di scambiare queste quote. Ora, la domanda importante qual è? Per chi lo potrà fare in questo momento? Ma ci saranno altre occasioni per farlo per gli altri che non lo possono fare in questo momento. La domanda importante qual è? Conviene scambiare i token, cioè le quote Skyway, che poi diventeranno le azioni Skyway a un valore nominale di $1, in token che assumono un valore decisamente più piccolo, perché per fare un token ci vogliono 55 quote. Quindi fondamentalmente un token
Per acquistare un token mi ci vanno 55 quote di Skyway, quindi è molto oneroso in questo momento comprare questi token. E quindi uno potrebbe dire, bene, io aspetto, e giustamente uno può fare questa riflessione, io aspetto che i token siano a disposizione per l'acquisto. In un secondo momento, quando ci sarà uno scambio su una piattaforma di scambio, appunto, che si chiama Exchange, e si potranno acquistare i token che si vorrà. Ecco, quindi di primo impatto, prima osservazione, scambiare 55 quote di Skyway, che diventeranno le azioni di Skyway. E il valore di queste quote parte da un valore nominale di un dollaro, ma non sappiamo dove arriveranno, onestamente, non lo possiamo sapere. Tuttavia, perché fare questa riflessione? Non conviene, ma io dico, ma se c'è la possibilità di convertire delle quote, per chi ne ha tante, diventa più facile diversificare. Perché? Perché chiaramente se ne uno ne ha più di 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, cambiarne 550.000 può essere un discorso di diversificazione importante. Chi ne ha poche, ovviamente, se le dovrebbe tenere in tasca e conservarle come oro colato, a mio avviso. Quindi le riflessioni sono diverse, io non posso dirvi qual è la soluzione migliore. Sicuramente la diversificazione dovrebbe premiare, perché comunque avere dei token oggi e dire ah, non mi conviene, però rischio, un po' di rischio ci vuole, ma rischio di averne tanti, tanti, o comunque cambiare le quote in token. E fare cosa? Fare un pensiero. Questi token, quando saranno nell'exchange pubblico, quanto varranno? Questo, frate, indovino che ti farò ricco. Considerate queste due notizie importanti. Perché si va nella direzione dei token? Sappiamo, e l'ho già detto diversi mesi fa, che i token erano il nuovo strumento finanziario per finanziare i progetti mirati. Progetti mirati che sono i progetti che si stanno sviluppando, progettando nei vari paesi, quali può essere la linea di 15 km con 21 stazioni a Sharjah, dove ci sarà il collegamento delle città Abu Dhabi e Dubai, appunto negli Emirati Arabi, un progetto su Mosca, un progetto sulla Svizzera, sul Perù. Quindi con questi token noi avremo la possibilità di avere dei dividendi maggiori rispetto agli altri che arriveranno a acquistare i token sull'exchange, sullo scambio pubblico, e quindi molto probabilmente, anzi sicuramente, chi sostiene il progetto oggi avrà più benefici con i token domani. Nella logica del fatto che inizialmente in fase 15, io parlo di storia, quindi la storia è oggettiva perché è già stata vissuta, all'inizio della fase, delle prime fasi, naturalmente davano tante quote a chi sosteneva il progetto, perché il progetto era molto concentrato sul fatto dell'innovazione, no? E quindi chiaramente era un discorso di dire ci provo, ci scommetto, c'era ancora terreno arido, non c'era nulla. Non c'era un primo basamento di un palo della costruzione della prima linea nell'Eco Technopark, ma queste persone ovviamente avevano in cambio di 1000 dollari anche sconti di 1 dollaro, 600 quote per ogni dollaro, quindi molto alta lo sconto che veniva fatto a quei tempi, ma era molto più alto il rischio. Bene, oggi ci troviamo nella stessa situazione.
Il rischio è alto, chiaramente sull'aspetto del token, dico così, non sull'aspetto del progetto di Skyway, perché è consolidato, possiamo andare a analizzare tutto quello che volete. Anzi, una notizia importantissima, aspettate un attimo che vi carico l'immagine, un secondo, abbiate pazienza, ma stasera va così, un attimo. Aspettate che vado a pescare l'immagine. Allora, andiamo a vedere se è questa. Allora, un attimo. Allora, vediamo un po' dove l'ho messa, dove l'ho messa. UST. Ok, questa qua. Un attimo che carico un'immagine. E vi faccio vedere un'immagine che parla chiaro praticamente dove sta arrivando la società Skyway qua. Ecco, fondamentalmente Uninski String Transport Ltd, che è la società che si occupa dell'innovazione dello sviluppo della tecnologia, è diventata membro della Camera di Commercio e dell'Industria della Federazione Russa a Mosca. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Skyway, Uninski String Transport, che è ovviamente la società di sviluppo dei componenti rotabili della tecnologia Skyway, è fondamentalmente un'industria che si fa parte è diventata membro appunto della Camera di Commercio, quindi può essere visibile in tutte le conferenze, può dare il suo sostentamento allo sviluppo tecnologico del paese. Quindi è ufficialmente diventata un membro importante per questa situazione. Allora, e quindi cosa significa questo? Significa che noi siamo in una situazione dove il rischio che si aveva nel 2015 non c'è più e quindi anche giustamente le quote di partecipazione a Skyway sono quote che vengono date con uno sconto molto più basso. Siamo a 1,30, 1,35 a seconda del deposito che noi andiamo a fare per sostenere il progetto. E contro l'1.600 delle prime fasi. Quindi questa considerazione va letta anche in questo istante momento, cioè il canale dei token è un canale nel quale siamo nella stessa situazione, siamo al punto di partenza, tra virgolette, perché non lo siamo nel punto di partenza, ma come nuovo veicolo finanziario, diciamo così, che come nuovo strumento finanziario per sostenere i progetti mirati, c'è questa possibilità. Un'altra domanda importante che purtroppo io non riesco a darvi una risposta, ma posso darvi alcune riflessioni, è questa. La domanda è perché Skyway sta facendo questo scambio, dà la possibilità a chi ha delle quote di scambiare i token e non li fa acquistare. È una domanda che purtroppo io non ho una risposta. Speriamo di averla nei tempi futuri. Mi sono fatto quest'idea. L'idea è questa: perché scambiano? Perché Skyway ha un obiettivo: cercare di recuperare delle quote che ha dato a degli sconti molto grandi, quindi cerca di recuperarne,
E fare cose con queste quote? Probabilmente ridistribuirle agli investitori importanti in questo momento, che possono essere gli arabi. Cioè, gli arabi stanno investendo parecchio sul progetto Skyway per la linea che, a mio avviso, sarà pronta per l'Expo. Credo che si stia lavorando per fare questa linea dell'Expo, o comunque per avere la certificazione dei 150 fino a 500 km orari. E questo implica da parte di Skyway di un recupero, dare la possibilità di un recupero di queste quote e soprattutto di cominciare a distribuire questi token che per un numero massimo in questa fase, non so se ci saranno altre fasi, ma sono 25 milioni di token. Quindi se noi abbiamo questi token, siamo certi di essere in un progetto con al centro il progetto arabo della tecnologia, l'innovazione araba. Quindi noi, diciamo, chi è esperto di questi settori tecnologici e finanziari, che in questi anni si sta studiando quello che è il fenomeno del Bitcoin, delle criptovalute, è avvincente avere anche dei token di Skyway. Anzi, si disse qualche anno fa che l'obiettivo di Skyway era quello di avere un token che fosse nel mondo tra i primi cinque, tra tutte le monete che possono essere in giro. E questo non è scontato, però è chiaro che avere qualche cosa di questi token, ancora prima che questo token abbia un valore significativo, può darsi che un giorno possiamo ritenerci fortunati per aver azzardato un pochettino su questo aspetto e quindi poterli convertire e poter partire in avanti ancora prima che arrivano tutti gli altri. Questa è un pochino la riflessione che io dicevo e che comunque è supportata anche da Salvatore. Grazie. Adesso ti leggo, Salvatore. Non so se tutti lo riescono a leggere, questo non lo so, ma Salvatore dice: se si considera la quotazione di partenza di $1 delle quote di partecipazione, sicuramente non conviene convertire le quote in token con questo rapporto di 55 quote per un token. È come se noi pagassimo un token $55. Che ragionevolmente non è neanche tanto, e vi dico perché. Voi magari mi pensate matto. Pensate un po' al Bitcoin. Io ho sentito parlare del Bitcoin per la prima volta nel maggio 2000 e, dunque nel 2016. Maggio 2016 ho sentito parlare del Bitcoin a una conferenza dove si parlava di un'altra criptovaluta e non il Bitcoin, e lì rifletto sempre, mi rimane impresso nella mente non aver percepito che il settore era all'inizio e non essermi spinto a vedere qual era tra tutte le criptovalute quella che in quel momento poteva fare la differenza. Ho sottovalutato questo aspetto e in quei giorni la moneta, ovviamente la conoscete, è il Bitcoin, e valeva $300. Un Bitcoin erano $300. Aver valutato attentamente il rischio si poteva prendere e una decina, 10, 15, 20, quelli che uno poteva chiaramente acquistare in quel momento a $300 avrebbe fatto bingo. Bene, oggi noi abbiamo la possibilità di prendere questi token. A 50, supponiamo già di fatto che queste quote valgono $1, quindi possiamo acquistare questi token a $55. Può essere tanto esagerato, può essere che il token non vada a buon fine,
ma è molto improbabile che una cosa di questo progetto non vada a buon fine. Perché? Perché c'è un'industria, una tecnologia, ci sono degli accordi internazionali, ci sono dei progetti, c'è una soluzione vincente per salvaguardare il pianeta, c'è una soluzione per mettere in sicurezza le persone, c'è una soluzione per abbattere i costi, c'è una soluzione per impattare meno nell'ambiente. E questi valori aggiunti mi fanno pensare che il token Skyway non valga 55 dollari, ma ne possa valere molti di più. Non voglio dire che supererà il Bitcoin, non voglio dire, ma potrebbe, uso il condizionale, potrebbe superare ogni aspettativa. Quindi, se si considera il prezzo di acquisto delle quote di partecipazione, perché noi abbiamo acquistato le quote di partecipazione a dei valori molto bassi, come dice Salvatore, forse qualche token si potrebbe convertire in attesa che questi entreranno nell'exchange. Ecco, tutte queste parole che io ho detto devono essere prese come suggerimenti, consigli, considerazioni, valutazioni, ma non lo dovete prendere come una cosa certa, una cosa che dovete fare perché l'ha detto Claudio. Claudio vi dice, vi ragiona ad alta voce, come tutti voi, anche Claudio fa delle considerazioni, delle valutazioni a cui piace condividere e esprimere le proprie idee, le proprie riflessioni. Quindi, chi ha tante quote, dico onestamente che può fare questa conversione, la può fare tranquillamente. Chi ne ha poche può pensarci di convertire tutte le quote che ha e pensare già di fare un altro diciamo, pacchetto di quote, anche con sconti inferiori, però si potrà avere 20.000 quote di Skyway, ma altrettanti token o anche un pochino meno, potrebbe essere una diversificazione interessante, perché ripeto, vedersi i token sull'exchange a dei prezzi anche di 10 dollari a token, non sono tanti 10 dollari in proporzione, se li trovassimo già sull'exchange a dei prezzi molto più alti che un dollaro, io credo che quel giorno io stesso mi mangerei le mani per non aver diversificato sui token. Quindi chi converte quote Skyway in token entra nella piattaforma blockchain di Skyway. Qui c'è scritto, questa è una slide proprio di luglio, sono riuscito casualmente ad arrivare nella slide dei tempi di luglio 2019, mi ricordavo prima dell'estate, e ho scritto: chi ha convertito quote Skyway in token è entrato nella piattaforma blockchain di Skyway dal 1° luglio 2019. Quindi cosa significa? Significa che la blockchain è presente, i token sono appoggiati sulla blockchain e questa è una garanzia, una sicurezza. Oggi i progetti con token si basano tutti su blockchain, non più su Ethereum, sugli smart contract di Ethereum, ma sulla blockchain. E ovviamente molti di voi non capiranno queste terminologie perché sono settori un po' particolari, non tutti li conoscono, ma avere un token su piattaforma blockchain ha un grande valore di credibilità, di sicurezza e di stabilità del progetto. La filosofia Skyway, ricordiamo queste slide che sono slide comunque del white paper, documento bianco di Skyway. La filosofia di Skyway è quella di introdurre della tecnologia verde. Allora, una cosa importante che adesso mi viene in mente, Skyway è nata una nuova società di Skyway che si chiama Green Skyway o Green Tech Skyway, adesso la prossima volta vi dirò con certezza,
una nuova azienda nata nel mondo arabo. Perché? Perché per fare attività, per sviluppare progetti nel mondo arabo è fondamentale, è necessario avere sul territorio arabo una società. Quindi Skyway ha creato una nuova società negli Emirati Arabi, e la missione di Skyway è l'introduzione della tecnologia verde, che sono i parchi di fotovoltaici per generare produzione di energia da fonti rinnovabili. Ovviamente il progettista generale, ispiratore di tutto questo è Anatoly Yuninsky, e le direzioni principali dello sviluppo dell'azienda sono il trasporto, quindi il trasporto, le infrastrutture che devono rispettare e tutelare l'ambiente attraverso trasporto di secondo livello e appunto gli impianti solari, quelli che producono energia da fonti rinnovabili. Il progetto Skyway praticamente ha uno sviluppo della strategia identificato in tre fasi. Allora, gli impianti solari, fotovoltaico, per meglio dire, e progetti di infrastrutture, quindi progetti commerciali. La seconda, e questa è già la prima fase in corso d'opera. La seconda è quella di sviluppare trasporti passeggeri e anche qui altri complessi infrastrutturali, senza considerare che anche il trasporto merci sarà un trasporto importante. Terza fase, trasporti ad alta velocità e complessi infrastrutturali. Quindi le fasi sono state definite, e saranno fatti anche dei villaggi con delle case ecologiche. Una cosa importante che è stata una cosa innovativa che ha diciamo, ribaltato delle leggi nel mondo arabo. Nel mondo arabo non si possono costruire abitazioni in legno. Bene, Yuninsky è riuscito con la sua Eco House a convincere gli arabi a costruire questa casa ecologica, casa che permetterà di avere un raffrescamento naturale con materiali naturali. E questo è una grande innovazione, quella di utilizzare i materiali naturali per raffrescare gli ambienti di casa, senza l'utilizzo dei condizionatori, quindi portare l'efficientamento delle case a un livello decisamente migliore rispetto a quello delle abitazioni, degli edifici del mondo arabo dove si utilizza l'aria condizionata. Detto questo, verranno fatte comunque delle stazioni a torre, si utilizzerà appunto la blockchain, la piattaforma che offre potenti possibilità logistiche nella gestione dei progetti di trasporto. Tiene traccia delle spedizioni, genera fatture, report, tutto viene certificato, registrato e nulla si può cambiare. Ovviamente le tecnologie Skyway offrono anche la riduzione degli impatti sull'ambiente e perché al di sotto delle linee si può utilizzare i terreni e quindi si possono ripiantare vegetazione in territori dove c'è stata una forte cementificazione. Quindi, detto questo, la blockchain è fondamentale, i token si basano sulla blockchain e chi sostituirà, scambierà le quote Skyway, che ripeto sono quote di partecipazione che avranno un valore nominale di $1, e con 55 quote si può prendere un token. Naturalmente, questi token, si possono comprare, acquistare facendo uno scambio importante di quote fino a un massimo di 550.000. Chi ne ha meno, scambierà quelle. Lo si può fare una volta sola e si devono scambiare tutte. Quindi questo è il discorso legato ai token. Chiaramente questo
comporta delle scelte. Non tutti, ripeto, non tutti hanno questa possibilità in questo momento. Chi ha ricevuto ricevuto questa possibilità può farlo e chiaramente è una scelta pensata come se fosse il primo giorno dello sviluppo dell'Eco Technopark in Bielorussia, quando è stato presentato nel 2015 con il chilometro zero, come abbiamo visto poc'anzi. Allora, per il chilometro zero che avevo, ecco qua. Il cartello commemorativo chilometro zero ha compiuto 4 anni. Bene, 4 anni fa c'era solo quello e chiaramente le persone hanno iniziato a aderire e a sostenere il progetto ancora quando non c'era nulla. Hanno avuto un grande premio e oggi abbiamo la stessa condizione, avere un grande premio sui token quando ancora i token non sono nell'exchange. Il preacquisto ci potrà dare enormi soddisfazioni. È un rischio d'impresa, ma la diversificazione aiuta ad avere sia le quote partecipative di Skyway, e quindi le azioni che genereranno dividendi, ma con dei tempi più dilazionati, mentre invece con i token potremo avere dei dividendi anche sui progetti mirati. E più vantaggi rispetto a quelli che arriveranno dopo ad acquistare i token sull'exchange, anche perché questi token sull'exchange potrebbero partire da un valore già importante, anche 10, 20, 50, 100 dollari, non lo sappiamo a priori, quindi tentar non nuoce, come si dice. Bene, io a questo punto direi che per questa sera concluderei qui la serata. Ripeto, queste informazioni devono servire a riflettere e a capire quali sono le circostanze, le situazioni di scambio, le situazioni in cui noi ci potremmo trovare. E faremo un altro webinar martedì prossimo dove approfondiremo un pochino meglio questi aspetti. Cerchiamo di ottenere delle informazioni più dettagliate dall'azienda, sono informazioni che arrivano in lingua, quindi non abbiamo slide, non abbiamo nulla, cerchiamo di dare il supporto e farvi capire, ragionare su cosa dovete scegliere. Non c'è nessuna imposizione, c'è solo la libertà di scegliere sulla base delle informazioni che raccogliamo e distribuiamo a tutti voi. Questo, ripeto, penso che sia un bel esempio, essere a disposizione per dare informazioni. Non mi paga nessuno, ma è una cosa che mi piace fare perché ho condiviso il progetto con tutti voi e quindi è doveroso tentare di dare più informazioni. Seppur le informazioni comunque tutti ce le avete condivise sulla vostra piattaforma privata di Skyway Capital, sui video, sulle mail che vi arrivano da Skyway, quindi tutte le informazioni ufficiali vengono date, ma ritengo che questo sia un supporto che possa aiutare anche persone che magari sono un po' più pigre e non vogliono perdersi il tempo di leggere dove hanno messo i loro soldi, quindi capire su cosa hanno investito e dove possono arrivare. Io sono fiero di esserci perché siamo al centro del mondo con la oasi tecnologica più innovativa ad oggi, proprio nel mondo, l'oasi tecnologica paragonabile alla Silicon Valley in America per i componenti elettronici. Gli arabi puntano molto sul trasporto intelligente, entro il 2030 vorranno trasportare in modo indipendente persone e merci
con una percentuale che ora non ricordo, ma potrebbe essere il 25-30% dei movimenti, dei passeggeri, trasporti sicuri, intelligenti, gestiti in automatico attraverso tecnologie in blockchain. Bene, io concludo qua, spero che vi possa servire questi webinar per un approfondimento, per capire cosa sono i token, per capire quali sono gli orizzonti. Sicuramente il token nasce da un'idea di nuova concezione di investimento finanziario, per soprattutto in questo caso, in questo contesto di Skyway, per progetti locali mirati. Bene. Con questo io direi che chiudiamo la registrazione di questo webinar. Spero che le altre persone che non sono presenti possano rivederlo e soprattutto fare alcune riflessioni per chi potrà, naturalmente ha ricevuto un'email informativa di poter scambiare queste quote. Vediamo che cosa nei prossimi giorni riusciamo a catturare di informazioni più di quello che comunque sappiamo già oggi. Un saluto a tutti, buona serata, scusate dell'orario ritardato, ma ci sono a volte inconvenienti che non si possono ovviare. E a risentirci a martedì prossimo alle ore 21 e quindi niente. Un saluto. Forza Skyway, siamo nel progetto giusto al momento giusto e perché non arrivare alla diversificazione con i token. Bene, costruiamo Skyway, salviamoci il pianeta, salviamo la nostra economia e alimentiamo nuovi strumenti finanziari attraverso i token. Un saluto a tutti e un arrivederci a martedì prossimo.